È tutto pronto per la 42esima edizione della Grifonissima. La storica manifestazione podistica della città di Perugia è in programma domenica prossima, 14 maggio, con partenza da Corso Vannucci e arrivo allo Stadio Santa Giuliana. L'evento è stato presentato presso la sala Rita Levi Montalcini dell'azienda ospedaliera di Perugia, un luogo scelto non a caso dalla Fondazione Avanti Tutta, da quest'anno e per 3 anni organizzatrice dell'evento. La Grifonissima 2023 sarà anche l'edizione della ripartenza dopo le tante difficoltà vissute nel periodo della pandemia, che hanno condizionato soprattutto lo svolgersi della passeggiata non competitiva. Ad oggi sono state raccolte quasi 600 iscrizioni, 63 le squadre iscritte per la gara competitiva, e gli organizzatori contano di superare le 1000 adesioni per quella non competitiva. 2 i percorsi in programma: il competitivo da 10,5 km, denominato Grifonissima 10, con ritrovo alle 8:30 da Piazza 4 Novembre e partenza da Corso Vannucci alle 9:30. Il non competitivo a passo libero di circa 3 km, denominato Grifonissima 3, prenderà il via 5 minuti dopo quello competitivo. Una classifica sarà riservata ai dipendenti ed ex dipendenti Unicredit per il trofeo Luca Rosi e una per i giornalisti sportivi iscritti a Lussi. Si rinnova anche l'appuntamento con la Grifonissima a quattro zampe per chi vorrà godersi la passeggiata o la corsa con il proprio amico, che sarà omaggiato di una bandana e golosi snack. Beh, tanto veramente è un anno di, chiamiamo, di ripartenza, perché partiamo con una realtà nuova. Diciamo che era nel nome della Fondazione Avanti Tutta, come abbiamo detto più volte, però è una cosa che è importante ribadire, perché ci porta con sé anche una delle conseguenze valoriali, no? Diverse, che noi abbiamo apprezzato moltissimo. Quest'anno siamo ripartiti anche con le scuole con un po' di difficoltà, perché abbiamo ricostruito un reticolo di contatti che ormai dal 2019 non c'era. Il Covid non sembra, ma veramente ha fatto un punto di demarcazione. Mi sembra che il risultato più interessante è che gli agonisti sono molto più dell'anno scorso, saremo sui 580, qualcosa simile, che è un bel numero per una corsa podistica, anche in un momento in cui le corse sono tante ogni domenica, quindi è anche difficile fare dei numeri. Evidentemente le persone hanno anche piacere di correre questa manifestazione, che è un po' la stracittadina. Poi, per quanto riguarda la non competitiva, ci siamo dati un obiettivo di 1000 iscritti, ci stiamo arrivando. Domani apriamo un gazebo in Corso Vannucci, che sarà operativo venerdì, sabato e domenica, e sabato raccogliamo ancora fino a sabato iscrizioni presso la sede Avanti Tutta, e contestualmente consegniamo i pettorali e magliette tecniche a coloro che sono iscritti alla gara agonistica. Quindi, diciamo, nel complesso le scuole dobbiamo un pochino ripartire, le scuole, sai, dopo 3 anni sono cambiati i professori, quindi dobbiamo un pochino lì dovremmo fare qualcosa di diverso, anche perché la banca aveva un approccio diverso con fonti di scuole, gestiva le tesorerie, dava anche dei contributi che invece in questa fondazione ovviamente non ci sono, per cui qualcosa di diverso. Però nel complesso a me sembra positivissimo, anche l'atmosfera che c'è intorno è positiva, la frequentazione della sede Avanti Tutta è intensa, più di 1000 persone sono già venute, fra quelli che hanno preso le iscrizioni, quelli che hanno fatto delle donazioni, quindi abbiamo dato anche vita all'area lì della stazione centrale del mini metro, quindi sembra un insieme di cose positive e che spero si concludano positivamente anche sulla situazione meteo, che per noi non è sempre, è sempre stata positiva, ma è veramente un elemento discriminante. E domenica ci bastano slot di 3 ore, io penso che ce la faremo e andremo avanti, quindi sicuramente. La Grifonissima, la corsa della città, questo lo dico come prima cosa, perché Leo, la mia famiglia, siamo profondamente dentro la città di Perugia, con la sua storia, con le sue condizioni belle, e la Grifonissima è sicuramente una di queste. Quindi vuole esprimere da parte mia questo assolutamente forte sentimento di amore per la città e per la Grifonissima. Con questa premessa, oggi siamo all'interno della sala messa gentilmente a disposizione dall'ospedale, e l'essere qui mi dà l'occasione di esprimere una cosa a proposito della corsa e dell'ospedale, perché c'è un ricordo vivissimo di quando, nel settembre del 2012, quando Leonardo
uscì dall'ospedale, ci fu una prima condizione di corsa che fu fatta da qui fino a San Mariano, e lì mi va forte il ricordo oggi, perché esprimere questa bella condizione di partecipazione sulla Grifonissima affonda le sue radici su un amore per la corsa, per Leo, che subito dopo la malattia aveva già la sua forza e le sue caratteristiche per poi mantenere dopo 10 anni una convincente condizione di anche, no, ulteriori eventi, occasioni per testimoniare proprio questo valore bello dello sport. Questo vuole essere il senso profondo della nostra presenza.